Nella storia del cinema muto italiano pensiamo sempre delle dive, Francesca Bertini, Pina Manichelli e Lida Ghis, ma c'era anche regista e produttrice a questa epoca e meno noto, tipo per esempio Elvira Notari è probabilmente il più noto, ma c'era anche Elettra Raggio, un'attrice, produttrice, anche una regista che adesso è poco noto, ma perché? Perché è rimasto quasi niente di questi film. Però la Cineteca Italiana da Milano ha trovato un film, è La morte che assolve, di 1918, un film con Raggio come attrice ma anche produttrice. Infatti la compagnia di produzione è Raggio Film. Quindi questo è un raro esempio di un film prodotto di una donna a quel periodo. È una pellicola bellissima, con i restauri dei colori imbibito, quindi questo è veramente un film, La morte che assolve, martedì alle 17, e, per vedere tutto.